Iniziamo subito da Blade Pacco, il nostro reparto tutto lame, con una novità da estrema ratio. L'azienda di Prato ci consegna la nuova versione del BF2, il CD M390 Tactical Grey. Beh, il BF2 già lo conosciamo in tutte le versioni che state vedendo passare a schermo. Ne ho qui un paio di esemplari. Questo è l'Helmsman, che è davvero un coltello particolare, e qui invece un Desert Warfare con addirittura l'apertura Razor, che mi piace un sacco. E quello che possiamo dire della famiglia, della famigliona ormai dei BF2, è che sono dei chiudibili full size, quindi beh, di dimensioni ragguardevoli, indicati è chiaro per operatori militari, di polizia, delle forze di sicurezza, ma questo non significa che sono solo loro quelli che possono divertirsi con un gioiellino di questo tipo. Per quanto mi riguarda, il BF2 è da sempre uno dei migliori chiudibili sul mercato. Ottima realizzazione e adesso con un acciaio super performante, l'M390. L'M390, a differenza dell'N690 che invece è utilizzato per gli altri coltelli, per gli altri BF2, beh, è un acciaio ricavato per sinterizzazione da polveri, quindi fantastico. E il rivestimento DLC Diamond Like Carbon è sicuramente uno tra i miei preferiti. Se siete curiosi degli acciai e volete dare un'occhiata a come è realizzato un coltello partendo dalla polvere, dall'acciaio da polveri, beh, l'ho spiegato credo nel video dell'SR1 di Cold Steel. Vi lascio qui il link in descrizione così potrete dare un'occhiata. L'acciaio è diverso, in quel caso era il CPM35VN, però le procedure sono grossomodo le stesse. Dicevamo coltello full size con un'impugnatura comoda. Il look è chiaramente tattico e questo Tactical Grey con la sicura in rosso lo fa sembrare proprio parte della pannellatura di comandi di un aereo. L'apertura è Thumbstud, vedete che ha questa bellissima vite ambidestra che però ci permette di aprirlo anche in modo un po' più sportivo. Ve lo faccio rivedere perché qualcuno di voi me l'ha poi chiesto, come si apre velocemente un coltello con il thumb stud. Allora, il trucco è questo qui: bisogna mettere l'unghia sotto e dare una schicchera come se stessimo tirando una biglia ad una gara. Ogni coltello ha un'angolazione un po' diversa, ci dovete prendere la vostra mano, però questo è, di questo si tratta. Dobbiamo cercare di mandare via il thumbstud e lui si porterà dietro la lama in apertura. Se non vi riesce le prime volte, non vi preoccupate, dovete trovare l'angolo di ingaggio. Ed è divertente anche imparare, provare e stupire gli amici con nuovi trucchetti. Altro argomento relativo ai coltelli che mi chiedete spesso è quello della legge italiana sul porto dei coltelli e relative questioni. Beh, date un'ascoltata al podcast di Backpacco, c'è una puntata, un video beh, abbastanza lungo, ma ormai credo di più non posso dire, ho detto tutto in quel video, ho spiegato l'alfa e l'omega della legge italiana sui coltelli, quindi date un'occhiata a quel video se vi interessa approfondire questa tematica. Tornando molto volentieri al BF2 M3E90, beh, è una geometria questa che ormai è stata testata in tutti i settori. Lo utilizziamo in sopravvivenza, bushcraft, forze dell'ordine, sicurezza, appassionati, tagliacocomeri, ce l'hanno tutti. E tutti apprezziamo la doppia sicura. Quando apro il coltello, in modo scenico o classico, interviene una sicura automatica liner lock, cioè un lembo della cartella del telaio del coltello si piega all'interno e mi impedisce di richiudermelo sulle mani. Questo è super fondamentale con i coltelli, soprattutto con i coltelloni, perché tenderemo ad utilizzarlo e non vorremmo mai che ci si richiudesse
sulle mani. Siccome è un coltello studiato anche per ambienti operativi dove bisogna svolgere con le lame compiti gravosi e molto veloci, è dotato di una seconda sicura che fa uno scatto fantastico e ha anche una serigrafia che vi dice che è bloccato sotto la sicura, e questa mi impedisce di sbloccare il liner lock. Quindi anche se dovessi svolgere lavori in torsione, che sono quelli che stressano di più il sistema classico del liner lock, con questa seconda sicura sono più che a posto. È un sistema classico adottato da Extrema Ratio su diversi coltelli e tutti ne siamo soddisfatti. Per richiuderlo dovrò sbloccare la sicura supplementare e allora sì che posso disimpegnare il liner lock e richiuderlo come farei con qualsiasi altro coltello. La clip, che consente un porto molto in profondità nella tasca, fondamentale per chi deve nascondere o comunque portare in modo discreto la lama in tasca, è reversibile, quindi può essere svitata di qua e montata sull'altro lato del coltello, dove troviamo già i fori pronti ad accogliere le due, le tre viti, addirittura tre viti per questa clip. Pensate quanto è robusta. Ma vediamo come arriva questo filo di fabbrica e scopriamo se taglia bene. Direi di sì. Eccolo qui. Sì, assolutamente sì. Davvero piacevole da utilizzare. Quando vi capita di provare un coltello appena uscito dalla confezione e non ottenete subito dei tagli, non cominciate a mettervi le mani ai capelli, perché se lo provate su carta e il coltello aveva dell'olio protettivo, come capita spesso, farà grip, farà strano, non funzionerà bene nell'immediato, perché la carta assorbe nelle sue fibre l'olio e diventa pastosa, ok? E guardiamoci anche le caratteristiche tecniche, che tra di voi ci sono i più appassionati dei numerini, quindi eccoli. Lunghezza della lama 89 mm, lunghezza totale del coltello 213 mm, spessore della lama 3 mm. Acciaio della lama, il materiale con cui è realizzata, sempre un Böhler, dell'austriaca Böhler, M3E90, temprato secondo ricetta di Extrema Ratio a 61 HRC. La biselatura è un filo piano e l'impugnatura è realizzata in alluminio anodizzato anticorodal in Tactical Grey. Peso totale di questo gioiellino 142 grammi e la copertura della lama, la finitura superficiale è il DLC Diamond Like Carbon. Chiunque voglia un coltello affidabile e bellissimo troverà grandi soddisfazioni nel nuovo BF2 di Extrema Ratio. Un confronto è d'obbligo con ad esempio il BF1, che è un po' il fratello minore, BF0, BF1, BF2 eccetera. Il BF1 è sicuramente più piccolino, sicuramente più tascabile, però allo stesso tempo abbiamo un coltello che non è proprio full size, no? È un coltello con cui si sbuccia tranquillamente una mela, si fanno tranquillamente tante cose, ma rendetevi conto da soli delle differenze dimensionali. Poi in questo caso, vabbè, ho l'M390, che è un acciaio decisamente migliore dell'N690, e va bene, ma concentriamoci proprio sulla geometria, sulla quantità di lama e di impugnatura, perché la lama, sì, ok, è generosa, ma se non ho una buona impugnatura che mi permette di avvantaggiarmi di tutta la lunghezza della lama, beh, allora non ho risolto granché. E devo dire che apprezzo anche l'assenza in tutti questi modelli di uno spaccavetri, perché in tasca ogni tanto mi fa male, mi graffia, in altri modelli, in altri coltelli, quindi lo apprezzo abbastanza come coltello EDC, tranquillamente utilizzabile per tutte le nostre necessità. E se ti piacciono gli Extrema Ratio, sei nel posto giusto. Dai un'occhiata a tutta la nostra collezione e ai video che trovi sulla pagina di ogni prodotto su backpacco.it. Se non riesci a scegliere, perché sono tanti e sono tutti bellissimi, se non riesci a scegliere quello migliore per te, allora scrivimi anche su WhatsApp e ti aiuterò volentieri a dipanare ogni dubbio. Adesso sai già cosa devi fare. Metti un bel like se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale e schiaccia la campanella, così non ti perderai neanche una delle prossime novità taglienti.